Il miglior giocatore, nonostante la sconfitta, ha disputato una grande partita. Il giocatore dell'Alba Longa, Simone Sandroni. Assegna il premio anche in questo caso il presidente del Beppe Viola, Benito Manzi. Anche Simone Sandroni. Ora, prima dei premi alle squadre, il premio per presidente del Consiglio Regione Lazio Leonori al tecnico della seconda squadra classificata, Claudio Simoni. Premia il dirigente responsabile della Vivace Grottaferrata, Massimo Ascani. Squadra classificata, l'Alba Longa, ha disputato un grandissimo torneo, uscita sconfitta soltanto in finale. Invito i ragazzi ad avvicinarsi per ricevere le medaglie e la coppa per il secondo posto. Consegna la coppa del secondo posto, Massimo Benvenuti, al capitano dell'Alba Longa, Alessio Dialuce. Premio per la seconda squadra classificata, quindi all'Alba Longa, un bel applauso. Per l'Ostia Mare, ricordiamo che la finale della 32esima edizione del Città di Grottaferrata la potete vedere su Rete Oro News, canale 210 del digitale terrestre, mercoledì a partire dalle ore 20. E ora, prima del momento tanto atteso della Coppa al Cielo, un premio per il tecnico della squadra prima classificata, Antonio Bellini. Premia Benito Manzi, presidente del Campione. Ritorna a vincere il torneo Città di Grottaferrata, succedendo nell'Albo d'Oro al Fidene. Squadra prima classificata, l'Ostia Mare. I ragazzi sul palco per ricevere le medaglie, grazie. Thank you.
E ora è il momento tanto atteso, consegna la coppa, l'organizzatore Emilio Patrizzi, al capitano dell'Ostia Mare. Fate passare ragazzi Emilio. Grazie a tutti per essere intervenuti, ci vediamo l'anno prossimo!